Ah bene, articolo 31 racconta. Ah, qua tocca a te. Della tua mente fuga, rima confusa. Alcolica, vai Jeff. Quella sera mi si era avvicinata e mi fissava mentre io bevevo una birra chiara. E si era seduta lì vicino a me, ma non me ne ero accorto perché ero un po' storto. Allora su fagli aspettare, lei mi dice: Gia, sta provo con le interventi la globalità multimediale della massa attuale. Il tuo modo di operare al la guardo con sospetto, rifuori di brutto, che cazzo hai detto? Le rispondo con un rutto, prende, salza, si allontana, non era mica male questa pupuzzella, era bella con un cucurio, se taglio di capelli e delle tette, nelle espressioni non si possono sprecare certe occasioni, per non passare da coglione, la inseguo, la fermo, mi scuso e dico, senti, vorrei approfondire i tuoi accorgimenti, io e te si potrebbe scoprire dei punti comuni, e se vuoi aprire, lega, mi curi tu i tuoi pensieri più astrusi, desideri più impuri, potremo chiacchierare e scoprire tutti i punti biologici che devi toccare. Attacca a parlare, io continuavo a bere, facevo finta di ascoltare. E dopo circa una mezz'ora di stronzate e paroloni, mi mette una mano sopra i pantaloni e dice: mi parlo di tuo ego per poter ricavare l'essenza, la diffidenza e quel tuo sentimento di reazione violenta. Mi dico: senti bella, adesso ti spiego, voglio anch'io di penetrare, ma non certo il tuo ego, ma la tua figura di donna inserita nella società moderna. Quali sono i tuoi interessi, cosa ti piace fare, quali sono i tuoi progetti per stasera? Per essere sincera, avrei un appuntamento, un corso di pittura, non posso mancare. Stasera ho proprio voglia di usare un pennello, con un pennello in mano mi posso realizzare. Senti bella, potevi anche dirlo che avevi solo voglia di prendere il pennello. Il corso di pittura puoi anche lasciarlo a casa, io un pennello lungo, largo, forte e bello lo uso proprio come un vero artista, e con il mio pennello sono un gran professionista. Poi tocca qui. Così la porto a casa mia, lei si siede sul divano, io mi metto in libertà, apre la borsetta, si accende una sigaretta, mi guarda intensamente con la faccia sospetta e dice: guarda, non so cosa tu voglia fare, sono una tipa intellettuale, certe cose non le faccio. Un uomo per potermi conquistare deve avere un grande carisma, cerco un maschio, una grande personalità che sappia covare le mie particolarità, deve essere istruito, intelligente, acuto. Dare persino il cuore. Veramente, le dico ciò che di te meno mi interessa, il tuo cuore. Non è per offendere il tuo cervello, ma siamo venuti qui perché volevi il mio pennello. Lei mi dice: giusto, per fare colore, ho voglia di scoprire qualche nuova posizione. Ortogonale, mica male però il tuo pennello. Posso toccare? Tocca pure, ma fai piano, è delicato. Non esagerare, appena bagnato. Ma lei non mi sentiva più, pensava solo a quello. E non ha lasciato tutta notte il mio pennello. Dai tocca qui. Bravissima Agnese. Bravo Marco.